Buongiorno amici, oggi è martedì 2 novembre, sì, e ci stiamo finendo di preparare. Sono praticamente le 8, penso, prima erano le 7 e mezza, vediamo un po', 8:01, bene, e ci stiamo finendo di preparare. Quindi vi dico un po' la situazione. Allora, ieri sono venuti a prendere Woody, visto che c'è stata anche la live. Vi ringrazio, ne faremo di sicuro altre perché ci è piaciuto veramente tanto. Il fatto di riuscire a parlare con voi direttamente in diretta e spiegare tutto il viaggio e tutto quello che faremo nel viaggio, appunto. Allora, vi faccio un po' vedere. Qui abbiamo i cuscini che ci dobbiamo portare, ce ne portiamo due a testa perché se no non riusciamo a dormire. Il lenzuolo, qui abbiamo gli asciugamani, i plate che non si sa mai, cappelli presine, tutto quanto. Poi qui abbiamo il borsone delle scarpe e tutto il resto, useremo quelle scarpe lì, quindi da ginnastica, e poi avremo gli scarponi per fare le camminate. Qui ombrelli, spugne, tutta la roba per il bagno, questa è con i dolcetti, questo è il mio borsello che mi porterò per comodità. Qui ci sono dei panni ma li lasceremo stesi qui che si asciugano. Poi qui cosa c'è? Cibo. Qui c'è la pasta al forno qui sotto, queste sono le salatine che mi ha fatto ieri che ci rifiniamo, questa roba ce la dobbiamo portare. Ad Ori gli ho cambiato l'acqua, che era praticamente verde, sì, ne vedete poca perché col fatto del depuratore, ve l'abbiamo già detto, produce 5 litri alla volta, quindi gli verrà aggiunta mano a mano in questa settimana qua finché non l'avrà altra fin qui. Quindi tutti i giorni che i suoi vengono, i genitori dell'Ari vengono a dare il cibo ad Ori, gli aggiungeranno comunque per il momento così, e prima di andare via gliene mettiamo altra. Questo è il router che ho comprato che ci portiamo dietro del wifi, così ci possiamo collegare a questo, possiamo fare dirette, caricare video e tutto il resto. Qui c'è la mia roba che mi stavo dimenticando, quindi la fede che me la metto ora. E il mio orologio smart che è stato un regalo di compleanno, che sarebbe un Fossil, questo qui, e si collega al telefono, quindi molto bello. Poi qui abbiamo altre cose, cioè acqua, latte e tutto il resto che abbiamo già comprato e vi abbiamo già fatto vedere. E per il resto l'Alice sta truccando di là, è lì, intenta truccarsi. Devo prendere il computer e il treppiede. Mi volevo portare questo, lo skateboard, però non lo so, ci sto pensando. E poi per il resto sono le 8, a che ora arrivano i tuoi? Alle 8:30? Bene, quindi mezz'oretta sarà qui, per poi ci spostiamo e andiamo al punto di ritrovo a Modena, ci caricano i miei e andiamo a Milano, quindi ovviamente verrete con noi e faremo più clip possibili. Eccoci, siamo sul nostro nuovo Sì, mi sono componente incastrato, per... però sì, ci siamo. Allora, abbiamo caricato tutto molto alla... Ok, tutto molto alla rinfusa, sia qui che nel baulino dietro, perché abbiamo fame e abbiamo voglia di Che ore andare. sono? È l'una. L'una, ok, ce l'hanno anche da... Ce l'hanno detto anche prima. E Pensavo di partire molto più tardi. abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo caricato queste cose qua, adesso da bravi mangioni che siamo facciamo pranzo McDonald's, così lo inauguriamo per bene e nulla, siamo tranquilli, mi sento tranquilla. Sì. Tu? Vediamo la guida com'è, però sì, siamo Esatto. abbastanza. A E sensori, a tutte, a telecamera, a a tutti i tutto. Cambio sensori. automatico. Quindi ricordiamoci di dimenticarci questo piede. Esatto, poi c'è questo coso qua che io tra un po', che io sicuramente prenderò sopravvento col telefono. Questo penso Oh, che in si possa anche sicurezza. togliere, no? Che Sì, dici? sì. Questo lo... Non lo buttare, ma tiralo lì. No, lo togliamo solo che... Ok. E lo Ce appoggiamo lo qua cavi pieno, eh. dentro. E se Abbiamo. lo Adesso controlla comunque. metto... Ah, 22.000 km. Vediamo quando torniamo quanti ne ha. A 22.000 km al van. Non Sì. Esatto. mi interesserebbe l'autonomia. Vedi? Sensore e tutto. Allora, noi partiamo con 22.500 km. Vediamo con quanto Esatto. torniamo. Allora, vediamo se
facile da tirare giù il freno Aspetta, vabbè, a mano. mi Questo a me metto. mi dà fastidio molto. Ok, dimenticati Dena. Proviamo già la telecamera. Sì. Non mi sembra così grossa alla fine. Allora, abbiamo comunque il portabiciclette dietro, Sì, che non ce lo possono togliere, però è lo là praticamente. useremo. Allora, siamo arrivati qui al McDonald's, non so di che parte sia di Milano, non ho idea. Comunque, ci siamo accorti che i chilometri di prima cos'erano? Era l'AdBlue L'AdBlue, quindi non ci azzeccavano nulla. Per cui i si è chilometri. spento. No, ci sono 20.900 anche. comunque. 20.900. Vabbè, comunque adesso boh, vediamo di. Guidabilissimo. Sistemiamo un po' tutto mentre però andiamo a mangiare, tiriamo tutte le tendine. Amici, sappiamo che il nostro viaggio sta partendo con un McDonald's, quindi non è il massimo, però è già l'una e mezza. Ci vogliono 2 ore e passa ad arrivare a Trento, quindi prima tappa McDonald's Bolzano. o Bolzano, adesso ci stiamo organizzando. Il van è imballato di roba, abbiamo tirato su tutti i tendalini perché siamo entrati al McDonald's e per non invogliare la gente fuori a guardare dentro ci sono i vetri oscuranti, ma sempre meglio. E stavo già per fare il primo danno con la tendalina, questa qua davanti, che praticamente è partita ed è entrata in modo anomalo e non usciva più. Bene, si è rimessa a posto da sola. Tanto meglio, quindi mangiamo qui, partiamo e vi facciamo vedere cosa vediamo e come va. Dopo tiriamo giù tutti i tendalini, sistemiamo circa un po' il van. Dopo, Poi ci hanno dato anche. non è il momento. Non è il momento. Ci hanno dato una borsa con dei gadget, ma non è il Sì, ma momento. presumo siano fogli, boh. C'è un accendino e altra roba comunque. Io mi metto già comoda. Dopo. Abbiamo una scarpina. Cioè comunque davanti si naviga, cioè è enorme, qui c'è a metà qui di tutto e di più, tutto molto perfetto, radio, dopo vi faccio vedere anche il quadro, come è fatto. Io dopo ci metto le mani qua. Esatto, comunque il computerino di bordo è questo qui col frigo acceso ma non abbiamo niente dentro, quindi probabilmente lo stacchiamo anche, cosa dici? Sì. Allora, il dietro le quinte dopo abbiamo mangiato, Ah no, qui quindi ci che sono i c'era anche sacchetti. questo. Sta praticamente mettendo la roba nel frigo, che adesso vi faccio vedere il controllo che c'è. Sì, in teoria. E abbiamo circa messo a posto perché qui c'è tutta la mucchia, però là in fondo c'è l'armadio che riempiremo comunque stasera Sì, quando arriviamo. perché Adesso sta mettendo tutto nel frigo, che è un bel frigo capiente, giusto? sì, hanno appena. Allora, qui come vedete c'è questo simbolo che sarebbe il frigo che vi faccio vedere. Qua praticamente c'è acque chiare, acque scure e batteria. Qui ci dice già che 3 tacche sono scariche, però nel mentre andremo a Trento di sicuro si ricaricano. In ogni caso si può fare ricarica massima, che mentre vai usa una percentuale di diesel per ricaricare le batterie. C'è il frigo box che sarebbe accendere il frigo, questo qui è il livello di raffreddamento e tutto quanto. Poi c'è il tetto sollevabile, che stasera vi faremo vedere. Riscaldamento autonomo dentro, che va con un motorino apposta a diesel, quindi con il mezzo spento lui prende una percentuale di diesel e la trasforma in energia. Poi c'è campeggio, che è una modalità per le luci, che ci ha detto sempre meglio di no, perché è una modalità che funziona male. Ricarica massima, come vi ho detto, ricarica con un boost mentre vai. Scusami, l'olio come lo posso mettere? L'olio mettilo in piedi, magari dentro le posate, magari per il momento, poi ci organizziamo Come? con tutto. C'è il costo delle posate lì. No, Ma non si apre? si è chiuso, no? Comunque, dopo abbiamo anche il set della cucina, ma quando arriviamo vi facciamo vedere tutto. Forse arriviamo col buio, forse. Vabbè, nel mentre che tu sistemi, continuo a far vedere qua. Allora, torniamo qui. Questa è una cosa che è fenomenale, una cosa che ci serviva. Praticamente il livello ti dice accendere il quadro. Forse anche solo così gli basta, sì. Ti dice la percentuale di inclinazione, quindi
qui del mezzo e qui l'inclinazione laterale. Quindi noi per, in questo caso, se adesso dovessimo mettere i blocchi di fermo, non so che mi state vedendo qua, se noi dovessimo mettere i blocchi ferma ruote, in questo caso li dovremmo mettere in quelle davanti dietro, perché comunque l'inclinazione va all'ingiù. Tutto ciò ci servirà per la montagna a ruote 4 stagioni, non da neve, non alle catene, quindi non faremo pezzi dove c'è probabilità di neve. Lei intanto sta arrivando di qua e qui c'è il resto, sveglia, timer, le luci, stai pigiando di tutto. Vieni Aspetta, piano piano. è un po'. Ok, Bene. Ti sei piazzata? Bene. eccomi Ti sto facendo vedere, qui il controllo delle luci è alba, cioè alba si accendono quelle principali che servono, o se no c'è comandi azionamento luci, che praticamente ti dà le luci. Faccio vedere. Si accendono le luci, diciamo che servono. Si stanno accendendo? sì. Ecco, praticamente tutte le luci. Comunque stasera che è buio vi faremo vedere meglio. Allora, esatto. C'è praticamente, nel mentre vi faccio vedere anche qui, si possono spegnere tutte le luci in un tocco e il resto è display off, ma è roba che non ci interessa. Allora, busta dei Questo. gadget. Ma quello è bellissimo, quello ce lo portiamo a casa. Quindi del mestolo di road surfer sarebbe questo qui. Se avete bisogno del van, andate qua e ce ne hanno di tutti i tipi. Le sedi sono a Roma e Milano per ora. Un accendino, Un accendino con torcia e fiamma, ok. Road surfer una sempre. È questa qui, il logo. Nel mentre li sponsorizziamo anche perché è veramente una figata questo van. Delle poi c'è cartoline, una giusto? Dei vari cartoline cosi. varie e basta. Ah, teniamoci il coso per la tizia, se abbiamo bisogno. Allora, io direi mettiamoci in marcia e andiamo. Perfetto. Possiamo partire. Ovviamente, come vi ho fatto vedere, come vi ho detto, è cambio automatico. Il display è questo qui. E adesso lei si collegherà con il telefono. Allora, Ovviamente qui ci sono mille cose, quindi tutto il controllo specchietti, la chiusura che adesso chiudiamo, i fanali che li abbiamo messi in modo automatico così abbiamo fanno la tutto loro. sirena. Qui abbiamo il clima, addirittura abbiamo i sedili riscaldabili sia io che il passeggero. Il clima bizona. Comunque abbiamo la questione che posso parcheggiare, sì, parcheggiare, che posso guidare se io. Sì, abbiamo il doppio guidatore, quindi Esatto. ci aiuterà. Il famoso bollino verde che parlavo in live è quel bollino là che ci permetterà di entrare a Monaco di Baviera e tutto il resto dei posti. Quindi adesso c'è la musica, vediamo come fare Ah, e ci vediamo proviamo dopo. intanto a vedere Cos'è? Questo come è si. navigatore? Sì, sarebbe molto utile. Presumo probabilmente Poi c'è il Trento. Retrento, poi chiaramente non sbagliato. Tramp non c'è. Ok. Trento, ok. 170 km. C'era un caldo allucinante, una certa, qua dietro.
praticamente il ragazzo aveva messo il riscaldamento a 10, quindi il massimo, si bolliva dietro, cioè momenti in costume stavamo, quindi mettavamo lì uno ma non si abbassava questa temperatura. Poi abbiamo sparato l'aria fredda a 1000 e finalmente va molto molto meglio. Ora qua, amore, 1,62 il diesel. Così, a caso. E pensavo di vedere i monti innevati, ma qua ce n'è uno, non è innevato. Adesso vi faccio un pochettino vedere che cosa abbiamo davanti. Non si vedrà molto, comunque è un monte enorme. Arriviamo. Comunque c'è veramente, cioè io ogni volta che mi giro di qua mi sembra enorme. Cioè, boh. Abbiamo tirato anche i sedili avanti. Sì, abbiamo tirato i sedili avanti per mettere della roba dietro. Quindi, cioè, figuratevi se questi sono dove devono stare, cioè, ci si sta veramente un sacco. Sì, non abbiamo ancora riempito l'armadio. E poi abbiamo scoperto che anche questi sedili qua si girano. I sedili davanti, quindi quando si deve mangiare qua dentro, uno sta seduto lì e l'altro sta seduto qua per evitare di stare appiccicati, insomma. Quindi niente, ci vediamo tra 78 km. Cittadina a 100 metri, tutto molto vicino. L'unica
l'unica cosa che ogni tanto mi si perde il navigatore, quindi mo mi concentro qua, va. Allora, eccoci. Eccoci qua. È la prima volta che ti riassù il tendalino, Quindi se volete vedere. Sì, è buio pesto. Comunque siamo appunto in questo. Devo mettere il blocker vuoto, ricordiamoci. Sì. Siamo in questo parcheggio di un campo a caso. Campo minato. Speriamo che che non ci troviamo giusto domani mattina. Che sia molto. Sì, sì. Sì. Allora, io ho già fatto. Vabbè. Abbiamo un po' mezzo sistemato la rinfusa. Ci abbiamo messo tutti i vestiti qua nell'armadio. Qua dentro. Eccoli qua. Evitiamo di stare ad aprirli, togliere, fare roba. Poi qua c'è tutta la roba che ci hanno dato. Allora, tiri su o ci metti della roba? Tira su. Si possono mettere le cuscine nel momento. Appunto. Allora, se mi ridai li metto. Ah, io con una mano quello faccio. Ah, ma hai visto che c'è la temperatura qua? Sì, lì però. Ah, si decide lì. Ecco cos'era la fregatura, che loro forse non hanno ancora capito. Che la temperatura si decide lì. Bene. Vabbè. Comunque, sì, queste cose qua le mettiamo sopra. Allora, intanto lui che fa. Ecco, appunto. Allora, qua ci hanno dato, vediamo. Comunque siamo in un posto, come vedete, non c'è nulla. Ah, vita! E sto sporcando ovunque. Troppo anche. Sei in una pezza dopo. Comunque, non c'è nulla totale. Ci sono tipo 10 gradi. Allora, c'è questa cosa qua che non so che cosa sia. È una borsina per il picnic. No, è una cosa per lavarci i panni. Tipo. Va bene. Poi qua direi che ci sono lì. Le posate. Sì. Poi c'è. Ah, tutto col loro logo. Sì, sì, è tutto brandizzato. Ci sono le tazze e i bicchieri. I bicchieri non hanno il logo. Le tazze sono belle. Qui c'è questo che preso, non so. È la moca tedesca che ci ha detto lui. Ah, ok. Ah, sarebbe il caso afroamericano. Qui altri bicchieri. Un coltello. Questa è una padella. Pentole. Insomma, tutto. Ce n'è di roba. Tutta roba di plastica, tutta roba così. Chiaramente prima di usare una sciacquata forse gliela daremo. Allora, situazione. Occhio c'è. Che stai sbattendo lì. Ok, allora, situazione del momento. Allora, frigo a 5, quindi quasi al massimo, e riscaldamento attivo. Abbiamo alzato il tetto, luce accese. Potremmo accendere anche le altre due del tetto sopra, ma per ora va bene così. Pasta al forno, pronta per essere cucinata lì. Stiamo in piedi perché vi faccio vedere. C'è ancora più spazio sopra di me. E la situazione è che ho aperto la bombola dietro, ho già messo i fermi ruota. Abbiamo un livello di circa qualcosa di accettabile, perché purtroppo siamo sulla terra e quindi qua. Ah, dovrei attaccare le chiavi e mi scoccia. Quindi in ogni caso siamo a 2 gradi. Siamo a 2 gradi di pendenza in avanti e 0,5 sul laterale circa. Comunque cercheremo di dormire comunque. Lei nel mente sta aprendo qui, come vedete la bombola dietro l'ho aperta, c'è un'altra maniglia di sicurezza lì sotto lì, e poi si possono usare 2 fornelli. Ovviamente non terremo nulla di plastica intorno. Lei nel mente sta prendendo le padelle, che il manico sarebbe questo, sono proprio da campeggio, così, il manico è questo, lì ci sono pentolini, pentolame, ma che roba è? Il materiale? Ma di fatto è che c'è l'acqua, quindi vuol dire che sono state lavate. Pat surfer. Sì, è tutto lavato e igienizzato. Come vi ha detto lei, abbiamo messo tutto nell'armadio i vestiti.
Il letto probabilmente dormiremo giù. Abbiamo la luna sistemata, però col fatto che è buio e freddo, magari domani che andiamo al parcheggio del lago di Bryce, col sole, con le cose, magari con calma mettiamo Sì, di sicuro con le la cose luce meglio, esterna, esatto. perché così è tutto molto alla Comunque è rinfusa. veramente comodissimo. Molto, molto comodo. Per ora voto 10. Poi, a fine del viaggio, decideremo come saremmo messi. Comunque, luci tantissime. E in due si sta più che bene. E adesso la tua idea è? Lavare L'acqua non c'è le perché non l'abbiamo caricata. Esatto. ali. È giusto, quindi dobbiamo prendere salviette o se no ci laviamo con Con una niente. bottiglia. Adesso comunque guardiamo. Allora, ci organizziamo per la serata, per la cena e poi vi facciamo vedere. Amici, ci siamo piazzati per la notte. E poi tira verso di te. Pigia giù e tira verso di te. Sta aprendo il finestrino. Tira verso di te. Sono fatte apposta per la chiusura di sicurezza. Vieni. Allora, no, Anche di non si apre. anche di più. Allora, abbiamo chiuso il tetto perché si è messa a piovere, a spiovegginare un po'. E mentre devo anche svuotare l'SD. No, spiaggia ancora. Spioveggina ancora. Ok, abbiamo chiuso il tetto. Sì, perché ci ho detto che No, se che si è impregna impermeabile, però tutta d'acqua, notte non può stare sotto l'acqua. Qui. quindi per stasera dormiremo. Allora, infatti, vi volevo dire, abbiamo mangiato la pasta al forno tipo alle 6:30. Sì, perché non ci siamo resi conto che erano le sei e Perché era mezza. già buio. Allora, Perché comunque. fai vedere fuori quanto è buio. Sì. Praticamente ha fatto buio alle 5. Fuori è così. Domani vi facciamo vedere il luogo, ma adesso oltretutto è arrivato anche un ducato. Quindi Ducatone. siamo in due. E questo posto, come ha detto lei, si trova solo se mi gira sta bagaglia, si trova solo su quell'app. Ci siamo piazzati con un computer qui che si sta aggiornando, non so perché. Comunque, il Se volete letto è questo. vi dico dove Aspetta siamo. un attimo, spostati, scusami. Il letto è questo, abbiamo già messo il piumone, steso tutto, i cuscini in fondo, si sta bene e siamo a Romeno, me lo ricordo. Siamo a Romeno, che è un posto tra Trento e Bolzano, in Vediamo montagna, perché se abbiamo fatto un bel po' di salita. Magari andiamo a sarà. vedere l'altitudine. Comunque, devo svuotare l'SD, se no abbiamo 1 minuto e 40. Troppo poca roba.